Nonostante i casi di mortalità siano di 1 su 2,5 milioni, il vaccino di AstraZeneca continua a far paura e in tanti hanno disdetto il proprio appuntamento o rinunciato alla prenotazione. Cosa ne pensano i civitavecchesi della campagna vaccinale anti-Covid? Siamo andati a chiederlo ai civitavecchesi che si dicono fiduciosi ma anche dubbiosi. È stato siglato stamattina il protocollo d'intesa tra il Comune di Civitavecchia e l'autorità portuale, tante le opere contenute nel documento, prima tra le quali l'apertura di Varco Fortezza. Il più alto indice di mortalità del territorio a nord di Roma si registra a Tarquinia. Nel riscontro relativo al 2017 emerge che dopo Tarquinia si trova Viterbo, poi a Lumiere e Civitavecchia. È arrivato il momento di fare sul serio per la Stemar 90. Domani alle 20.30 i rossoneri saranno ospiti della Fortitudo Roma, come i civitavecchesi in testa, a punteggio pieno. Buonasera dalla TRC Giornale. Ci sono buone e cattive notizie nel consueto report dell'ASL Roma 4 e della Regione Lazio sul Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati solo 5 nuovi casi positivi, ma si sono verificati anche 2 decessi che hanno riguardato una donna di 84 anni e un uomo di 89. Aumenta invece il numero dei guariti, che sono 24. Dopo alcuni giorni di discesa torna a salire il tasso di contagiosità nei tamponi rapidi effettuati al centro diagnostico Buonarroti. Sono stati eseguiti 155 tamponi e riscontrate 7 positività per un tasso del 4,52%. 3 positivi riscontrati, 2 sono donne e 5 sono uomini. 2 soggetti sono risultati residenti a Civitavecchia e 5 a Santa Marinella. 2 dei positivi appartengono alla fascia elementare e medie, che comprende bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni, ed 1 alla fascia giovani adulti, ovvero di età compresa tra i 20 e i 40 anni, e 4 alla fascia adulti, ovvero tra i 41 e i 65 anni. Intanto, mentre oggi sono iniziate le prenotazioni per le vaccinazioni dei 63enni e dei 62enni, ovvero nei nati negli anni 1958 e nel 1959, anche nella nostra zona si registrano defezioni e mancate prenotazioni da parte di assistiti che temono di vaccinarsi con il siero prodotto da AstraZeneca. Una situazione che rischia di rallentare e non poco la campagna vaccinale, considerando che al momento non c'è disponibilità del siero Pfizer e non sono arrivate ancora le quote previste di Johnson & Johnson, ma sentiamo. Anche a Civitavecchia, così come in altre parti d'Italia, si registrano defezioni e rinunce per le prenotazioni dei vaccini AstraZeneca. Il siero anglo-svedese non convince, per i casi di cronaca di cui si è fatto un gran parlare e che hanno ormai ingenerato ansie e timori, ma anche per i continui cambi di fasce d'età che possono avere la somministrazione. Tutto ciò nonostante si parli di un caso di trombosi ogni 2,5 milioni di inoculazioni, per una percentuale dello 0,00095%, un dato davvero molto vicino allo zero. Il noto giornale inglese The Sun questa mattina ha schiaffato il numero in prima pagina, sottolineando in un articolo che è più alto il rischio di morire, per esempio, cadendo dal letto, una possibilità su 750.000, essendo colpiti da un fulmine, una possibilità su 3.000, e per una puntura d'insetto, una possibilità su 63.000. Nonostante questi numeri dicano che l'AstraZeneca sia più che sicuro, in città non sono pochi coloro che hanno deciso di rinunciare al proprio appuntamento. Nelle farmacie si registrano disdette da parte di persone che non se la sentono di sottoporsi alla propria dose e preferiscono rimandare l'appuntamento con la vaccinazione. Discorso analogo per le ultime fasce di età, a cui è stato consentito da qualche giorno di prenotarsi sul sito apposito della Regione Lazio. Come detto, tanti preferiscono aspettare, nonostante le indicazioni dei medici, che in casi di buona salute consigliano comunque di vaccinarsi anche col siero anglo-svedese e di non aspettare il ritorno di Pfizer, che per esempio in questo momento non è disponibile all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Tanto meno è disponibile il Johnson & Johnson, che dovrebbe essere utilizzato nelle farmacie, ma di cui ancora non se ne vede l'ombra. C'è invece la possibilità di prenotarsi anche per i prossimi giorni alla Croce Rossa di Santa Severa, al Centro Diurno Anziani di Tarquinia e ancora a Bracciano, tutti punti vaccinali nei quali si inocula l'AstraZeneca, che però deve prima di tutto superare i dubbi e le perplessità che ancora ci sono, e non sono purtroppo neanche poche.
C'è un positivo tra i 13 tamponi rapidi eseguiti questa mattina presso la farmacia comunale Calamatta. A darne comunicazione è il personale sanitario della Croce Rossa che ha seguito gli screening nel gazebo allestito a Piazza Calamatta. Martedì il servizio sarà riproposto nuovamente alla farmacia Calamatta con le stesse modalità dalle 8.30 alle 12.30. Ma cosa ne pensano i civitavecchiesi della campagna vaccinale? Sono convinti che presto si uscirà dal tunnel? Hanno timore rispetto alla somministrazione del siero di AstraZeneca? Sentiamo alcune impressioni raccolte a microfono aperto e raccolte in giro per la città. Vediamo. Parliamo dei vaccini, qual è la vostra opinione? Charles Darwin nel 1859, quando ha pubblicato la teoria sull'evoluzione della specie, tra le righe diceva che si è verificato tutto, gli arti a coppia, le braccia, due polmoni, così proprio, a coppia gli organi genitali. Però coi tempi che corrono... gli organi genitali si sono sviluppati e vanno in giro solo, tant'è vero che se radunano pure 15.000, 20.000, no? Novax, di tutti. Lei se l'è fatto il vaccino? Sì, sì. Quale ha fatto? Il Pfizer, quello mi hanno fatto. Però si parla insomma di alcuni problemi con AstraZeneca, in questo senso qual è? La scienza dirà. Sostituirsi alla scienza come fai? Se dicono che sono talmente, mi pare che abbiano confermato che ci sono stati dei casi di trombosi, sì. Che l'abbiano negate, dice soltanto che perlomeno fino adesso, da quello che si è sentito, i 3, 4, 5 casi per 100.000, per un milione, quelli che siano, sono da accettare rispetto agli altri casi positivi, ossia che non si sono verificati, e passerà pure questa come sono passate nel passato. E invece la sua opinione, lei si è fatto il vaccino? Io mi sono fatto la prima dose, martedì 13 faccio la seconda, ho fatto il Pfizer BioNTech. E per quanto riguarda AstraZeneca? Io ho fatto una vita bancaria, 2 più 2 fa 4, cioè è la scienza che deve decidere, non posso essere io. Troppa confusione in merito, cioè, troppa gente parla. Troppi dicono cose che poi vengono prese non per il verso giusto e si creano delle tensioni nella popolazione, e che influisce anche molto, penso, sul sistema nervoso, non rendono la vita già pesante perché siamo rinchiusi. Più queste notizie, lei si immagina, specialmente negli anziani, quale problema grava. Dove è stato? Al sito della regione, dove io ho chiesto se era possibile fare questo vaccino, il Pfizer, qui a Civitavecchia, all'ospedale. Mi hanno detto no, non c'è ancora a quanto riguarda il Pfizer. Dice poi noi non lo sappiamo quello che c'è. E in pratica mi ha detto se voleva andare a Santa Severa, alla Croce Rossa, però devi fare AstraZeneca. Che io avrebbe un po' di paura. Ci hanno fatto talmente il lavaggio di testa, tra scienziati si danno uno contro un altro, e quindi a te che ti succede una confusione in testa che ti dà un po' a pensare, e quindi cerco di evitare. Poi sai, c'ho qualche patologia, è possibile mai che Civitavecchia non ci abbia un centro di vaccinazione, solo l'ospedale, basta. Santa Severa ce l'ha tutti i giorni, Tarquinia ci sta sempre, Bracciano, Civitavecchia perché fa il Pfizer ce n'è una sola, questo non riesco a spiegarlo. È una raccolta di firme per dire no all'antenna Eliade alta 30 metri che sarà installata a pochi metri dalla scuola materna di via Pinelli e dalle abitazioni, all'iniziativa di alcuni abitanti che si dicono preoccupati per le immediate e gravi conseguenze per la salute pubblica che potrebbero derivare in caso di effettiva installazione dell'antenna per telefonia mobile. Al momento sono state raccolte 150 firme. Ed è stato siglato questa mattina all'Aula Calamatta di Palazzo del Pincio il protocollo d'intesa tra il Comune di Civitavecchia e l'autorità portuale. A siglare il documento sono stati il sindaco Ernesto Tedesco e il presidente dell'ente di Molo Vespucci Pino Musolino, che si sono detti entusiasti del contenuto del protocollo. Si tratta di una serie di importanti interventi, il primo dei quali è l'apertura di Varco Fortezza con l'annessione del Forte Michelangelo alla città. Ma vediamo. Sindaco Tedesco, oggi la firma sul protocollo, lei ha detto questi due enti, l'autorità portuale di Civitavecchia e il Comune, devono viaggiare insieme.
Eh sì, credo che questo sia un momento importante perché iniziamo veramente, concretamente, con i fatti a viaggiare insieme. È un accordo che è stato fortemente voluto sia dal presidente Musolino che dalla nostra amministrazione. Abbiamo concluso un percorso che era iniziato da qualche anno, lo abbiamo concretizzato con fatti concreti, per cui l'autorità parteciperà con noi per opere importanti per la nostra città, e questo è soltanto l'inizio. È chiaro che questo poi è propedeutico, tutto ciò è propedeutico a un ulteriore accordo che andremo a sottoscrivere con l'autorità portuale, proprio nell'interesse reciproco, perché, come diceva giustamente il presidente, non esiste la città senza il porto, come il porto non esiste senza la città, e quindi questa condivisione di intenti si deve tradurre in cose concrete, in fatti concreti che sono appunto nell'interesse sia del porto che ovviamente della città. Sindaco, sono previsti una serie di interventi, si apre con Varco Fortezza che anche simbolicamente appunto rappresenta l'apertura del porto alla città o viceversa. Tra gli interventi è prevista anche l'eliminazione della barriera di Varco Fortezza, la realizzazione di una rotatoria nei pressi dell'ex posizionamento della barra stessa, e quindi una sostanziale restituzione del Forte Michelangelo alla città. Quindi credo che questo sia un aspetto assolutamente importante, voluto da tanto tempo, e credo che questa città lo meriti, perché comunque è un aspetto proprio anche da un punto di vista culturale, monumentale, che ricorda la nostra bella Civitavecchia. E oggi, come dire, si formalizza quello che in questi quattro mesi noi abbiamo cercato fin dal primo giorno di realizzare. Questo è un bel accordo per molti motivi, non ultimo appunto, come sottolineava il sindaco, anche il valore simbolico dello stesso, partendo con opere interessanti quali per esempio appunto la rimodulazione del Varco Fortezza e soprattutto la riapertura complessiva di quel pezzo di città o di città permeabile assieme al porto, insomma. Quindi è un inizio di mandato, però è un inizio che noi speriamo sia ben augurante per poi proseguire durante i prossimi quattro anni a lavorare assieme, perché appunto città e porto funzionano sicuramente meglio e hanno anche un potere di fuoco molto maggiore se stanno assieme e si dialogano assieme. E l'Associazione degli Agenti Marittimi Raccomandatari del Lazio, ASAMAR Lazio, esprime disappunto nei confronti della Camera di Commercio di Roma, in quanto quest'ultima risulta essere tra le pochissime che non stia pianificando la convocazione delle commissioni d'esame deputata a far sostenere l'esame di agente raccomandatario marittimo, al fine di consentire alle tantissime persone che ormai da anni aspettano di farlo di potersi munire del titolo indispensabile per potersi avviare su questa strada professionale. Questa associazione ribadisce che sono ormai innumerevoli le sollecitazioni rivolte nei passati mesi alla Camera di Commercio, ma purtroppo senza ottenere nessun riscontro, tantomeno positivo. Nel resto d'Italia, affermano da ASEMAR, come Genova, Bari, Cagliari, Ancona e Palermo, i colleghi agenti marittimi raccomandatari hanno potuto sostenere gli esami da poco o quantomeno hanno ricevuto una data di convocazione per sostenerli nelle prossime settimane. Considerando l'alto numero degli interessati, questa associazione rivolge un pressante invito a tutte le autorità coinvolte perché si attivino al più presto per sbloccare la situazione, in quanto in tanti vogliono approcciarsi a questo mondo lavorativo in attesa di una sua pronta ripartenza già dalla seconda metà del 2021. E nell'ambito del consolidato rapporto di collaborazione esistente tra la Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la Misericordia di Santa Marinella, si è svolto presso il Forte Michelangelo il corso di BLSD che hanno permesso di completare il percorso formativo di 32 militari della Direzione Marittima imbarcati sulle unità navali della sede di Civitavecchia. Nello specifico, l'acquisizione di ulteriori conoscenze per la salvaguardia della vita umana in mare, anche sotto l'aspetto del primo soccorso, può rivestire una decisiva importanza per i professionisti del soccorso marittimo nelle periodiche emergenze che caratterizzano il lavoro. Intanto si è concluso a Civitavecchia il primo corso di formazione professionale del progetto IEPMED, finanziato dal programma europeo ENI-CBC-MED. Il corso di tre giorni, coordinato dal country manager dell'Escola Europea Marco Mucci, si è svolto da remoto insieme a 43 studenti dell'ITS Mobilità Sostenibile di Ortona. L'obiettivo del corso è stato quello di fornire agli studenti del primo anno di formazione professionale in mobilità sostenibile, logistica e trasporti e una conoscenza diretta della comunità logistica portuale di Civitavecchia, delle sue infrastrutture, attrezzature e operazioni logistiche, nonché della sua gestione ambientale.
Nel nostro telegiornale di ieri ci siamo soffermati sull'indice di contagio che si riscontra nei diversi centri del territorio in un ipotetico perimetro che vede Viterbo a nord e Roma a sud. L'analisi dei dati presenti nel sito del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio ci ha anche consentito di andare a verificare l'andamento della mortalità per tutte le cause nel territorio considerato. Ne sono uscite fuori delle importanti indicazioni. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Sentiamo. Il più alto indice di mortalità del territorio a nord di Roma si registra a Tarquinia. Contrariamente a quanto avviene riguardo l'incidenza di casi da Covid-19, per i quali la cittadina etrusca fa registrare numeri particolarmente bassi, per quanto concerne la mortalità per tutte le cause si trova al primo posto con l'1,27% della popolazione residente. Andando a riscontrare i dati sulla mortalità relativi al 2017, incrociandoli con quelli della popolazione residente pubblicati nei registri Istat, emergono situazioni molto interessanti, soprattutto se poi rapportati anche a quelle del 2007 e andando quindi a verificare come si è modificata la situazione nell'arco di un decennio. Ebbene, nel riscontro relativo al 2017 emerge che dopo Tarquinia si trova Viterbo, con un'incidenza di mortalità dell'1,17%, seguita da Allumiere con l'1,16% e da Civitavecchia con l'1,06%. Più indietro Santa Marinella con l'1,02%, Tolfa con l'1% e Cerveteri e Ladispoli, entrambe con lo 0,75%. Insomma, le due vicine città che si trovano praticamente equidistanti da Roma e Civitavecchia sono quelle nelle quali si moriva di meno nel 2017, un dato confermato anche 10 anni prima. Anche nel 2007, infatti, Ladispoli e Cerveteri si trovavano pressoché appaiate in quanto a minore incidenza di mortalità, rispettivamente con lo 0,63% e lo 0,62%. La situazione è migliorata a Civitavecchia e Roma, passate rispettivamente dal terzo e quarto posto e dal quarto al quinto. È assolutamente peggiorata a Tarquinia. Nel 2007, nella cittadina etrusca, l'indice di mortalità era solo dello 0,81%. E come visto, nell'arco di 10 anni è schizzato all'1,27%. In peggioramento anche Tolfa e Allumiere, passate rispettivamente dallo 0,87% all'1% e dall'1,04% all'1,16%. Migliorata la situazione a Santa Marinella, che nel 2007 faceva registrare un'incidenza dello 0,84% e che nel 2017 è passata all'1,02%. Non bella la situazione a Viterbo. Seconda nel territorio nel 2017 con l'1,17% di incidenza, era prima nel decennio precedente con l'1,12%. E proseguiamo con lo sport, occupandoci di ginnastica artistica. La SGIN chiude il cerchio per i campioni di Serie 1. Domani la società del presidente Pierluigi Miranda sarà a Napoli per l'ultima tappa della regular season. Appuntamento da non mancare per le sterlizie guidata dal coach Camilla Golini e Marco Massara, a caccia di conferme dopo la grande novità ottenuta ad Ancona. Viste le regole particolari di quest'anno, servirà un altro risultato di spessore per mantenere il secondo posto in classifica. Viatico fondamentale anche per i maschi dei tecnici Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella, obbligati a dare l'anima per evitare la retrocessione in Serie A2. Ma ascoltiamo l'intervista, sentiamo. Pierluigi Miranda, ultima tappa, almeno per quanto riguarda la regular season per la SGIN. Partiamo dalle ragazze con questo body arancione. Riguarda un pochino i fiori delle sterlizie, come anche la via dove c'è questa palestra. Bisogna cercare di mantenere questo secondo posto dall'assalto delle altre squadre, quindi c'è da confermarsi dopo la grande vittoria arrivata a Siena. Eh sì, diciamo che l'idea è quella di confermarsi almeno al secondo posto.
e bisogna vedere adesso come ritornerà in gara anche la Brixia, perché comunque parecchie di loro stavano in quarantena, quindi sia per malattia di Covid sia per contatto, quindi anche in diretta. Quindi bisogna vedere adesso come verrà la squadrone, perché comunque è una corazzata la Brixia, e essendo quasi tutti nazionali e tutte arruolate in polizia, quindi diciamo in linea di massima la sfida sarà una delle più importanti sicuramente di quest'anno. Sicuramente la Final Six ormai è presa per la femminile, quindi siamo soddisfatti. Il body sicuramente è un bel body, Camilla ci tiene molto a questa parte femminile, diciamo. Io non ho niente contrario e devo dire, però più che per il body, io penso, ammiro queste ragazze per la tenacia e per quello che dimostrano nel campo, che effettivamente è tantissimo, visto anche il momento un po' di depressione e di ansie che comunque penso in tutto il mondo ci sia con questa pandemia. Lavorare in queste condizioni non è che sia facilissimo, però loro ce la stanno mettendo tutta. Per la maschile quest'anno lo sapevamo, era stato un disastro, speravamo in un recupero un pochettino migliore di Marco, che poteva dare almeno l'input per la salvezza, essendo proprio piccoli, insomma in una Serie A arrivano contro i mostri e vabbè, questo è un po' combattere contro Davide e Golia, insomma alla fine i maschi, ecco, quest'anno andremo sicuramente in A2, purtroppo poi senza sponsor, senza entrate, senza niente, più di questo non si poteva fare. Preferiamo puntare tutte le nostre risorse su Marco Lodaddio, che a qualche mese avrà le Olimpiadi si fanno, almeno sembra dalla FIG. Le ultime indicazioni sono queste e quindi diciamo, ecco, puntiamo il prossimo settimana, appena torniamo subito al lavoro, perché bisogna smontare il castello dell'Anelli per montare quello di gara che ci è arrivato, e quindi cominciamo a sentire l'aria di Tokyo, che è una bella sensazione, anche perché è la prima volta per la SGNC da vecchia, quindi e penso sarà un evento storico. Calcio, doppio colpo del Civitavecchia. La società nerazzurra ha ufficializzato gli arrivi degli attaccanti Flavio Bucri e Brando Gretterson, entrambi classe 2001. I due giocatori andranno a riempire la casella sullo scacchiere tattico di mister Caputo, lasciata purtroppo libera dopo l'infortunio patito da Samuele Cerroni. Gretterson è italiano ma col papà islandese, è da qualche giorno aggregato alla squadra e proviene dal Real Monterotondo Scalo. La carriera di Bucri è invece iniziata nella Roma, con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Giovane promettente di valore, tesserato precedentemente col Morandi, è stato portato a Civitavecchia dal DS Da Ponte su suggerimento di mister Caputo. Pallanuoto, scontro salvezza da vincere per l'Enel Civitavecchia in A2. Domani alle 16.30 al Foro Italico i rossocelesti indosseranno la calottina scura per la gara contro l'Arvalia. Vincere è fondamentale per sperare di lasciare l'ultimo posto nella classifica del girocinio. Basket, testa a testa per la Stemar 90, domani alle 20.30 palle a 2 a Roma per la formazione di Ferdinando De Maria sul campo della Fortitudo dell'ex Matteo Converso. Queste due squadre occupano la vetta della classifica in C-Gold e quindi un successo è fondamentale per tracciare il percorso in vista della seconda parte di stagione. Al Palaricucci c'è grande euforia per il bel momento, ma i pensieri devono essere diretti solo a questa importantissima sfida. Pallavolo, anche il prossimo sarà un weekend dove scenderà in campo solo l'Arta Luxury, secondo match casalingo consecutivo per il 6+1 di Alessandro Sansolini nel campionato di Serie C. Domani alle 16.30 visita dell'Isola Sacra al Palasport in Solara Tamagnini, obbligatorio mettere in tasca 3 punti per avvicinarsi alla conquista del girone Elite. E hockey, epilogo prevedibilissimo per gara 1 dei quarti di finale dei playoff di Serie B per gli Snipers Tecnoalt. I nerazzurri hanno perso per 6-2 nella Tana del Forlì. Inizio tutto di marca romagnola con i padroni di casa che si portano sul 3-0. I civitavecchiesi tentano di reagire col cuore, ma nulla possono contro la miglior forma degli avversari. Un bel gol a incrociare di Cocino e un centro di rapina di Luca Tranquilli tengono alta la bandiera
nerazzurra, ma è troppo poco per sperare in qualcosa di più. Ma non c'è tempo per rimuginare, domani alle 18.30, gara 2 a questo punto decisiva. In caso di vittoria Civitavecchese ci sarà la bella domenica mattina alle 10.30, i due match sono programmati al Pala Mercuri. Ed è tutto per questa edizione, ma continuate a seguirci nei nostri canali social, quindi Facebook, YouTube, naturalmente al nostro sito telematico www.trcgiornale.it. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi, naturalmente di serata. Arrivederci.